In compagnia di Manuel Pasolini, attaccante di mestiere, la scelta del Santelmette. Cosa ti ha convinto di questo progetto? Ma sono contento di essere qui, questa per me è una sfida molto importante. Diciamo che loro sono venuti da un anno dove magari non hanno fatto molto bene, penso invece che questa sia una società che si merita di poter giocare un campionato di vertice e le possibilità ci sono, secondo me stanno costruendo una squadra molto forte, sono molto contento di essere qui. Farò parlare come sempre il campo, dai. Non sono uno di tante parole, faccio più che altro parlare Quest'anno la responsabilità la senti ancora di più sapendo che il Santelmette aveva avuto lo scorso anno parecchi problemi offensivi e non a caso la prima scelta sei stata proprio tu sul mercato. il campo. Ma diciamo che le pressioni alla fine, tra virgolette, ce le ho tutti gli anni, perché tanto è il mio compito quello di fare gol, quindi non è niente di nuovo per me. Quindi è una cosa normale, non mi sento niente di più e niente di meno. Sono tranquillo, mi alleno tanto e spero di fare ancora meglio di l'anno scorso. Siamo all'inizio di questo calciomercato, ma ci sono già dei nomi importanti, a iniziare dal tuo che appunto sei arrivato qui a Santelmette, ci sono altre corazzate che si stanno preparando per il prossimo campionato. Vorrei un giudizio da parte tua anche come protagonista in campo sul campionato appena passato, che tipo di promozione è stata e secondo te che tipo di campionato sarà quello prossimo? Quello passato secondo me è stato un campionato un pochettino diviso in due, le squadre davanti avevano qualcosina in più delle squadre dietro. Alla fine secondo me ha vinto la squadra che era più compatta, noi come Tor Conca alla fine siamo arrivati un pochettino cotti alla fine e purtroppo non ci siamo riusciti. Quest'anno secondo me invece sarà un campionato più difficile, con più squadre che vogliono provare a starla davanti, quindi sarà un campionato interessante. Allora ti metto alla prova, tu parli, ripetiamo, con i fatti, l'obiettivo è sicuramente in fatto numerico di superare i gol che hai fatto lo scorso campionato, che sarebbe comunque un grandissimo traguardo, ripetersi innanzitutto, ma anche addirittura superarlo. Sì, diciamo che l'anno scorso ho fatto più gol che partite, quindi sarà un po' difficile, però noi ci proviamo, poi alla fine, sai, se facciamo qualche gol in meno e vinciamo il campionato va bene lo stesso.